Antoine Gartier-Bril non ha, e Ensemble Studio non hanno bisogno di molta presentazione, ma mi interessa, come dire, dare alcuni dati che credo che siano interessanti. Antoine è del 69, giusto? Si è formato a Madrid, a Lezzam, e lo studio è stato aperto nel 2000, quindi è uno studio relativamente giovane, se ci pensate, siamo nel 2012, e però in 12 anni l'opera di Abril e di Ensemble Studio è entrata prepotentemente nel nostro immaginario. Io sono, ogni volta che incontro un suo lavoro rimango sempre, come dire, turbato, impressionato, e questo mi fa star benissimo, devo dire. Poi quando vidi il video della truffa, questo oggetto che ormai è un oggetto quasi di culto, e l'idea del fieno, delle mucche, poi dopo ci racconterà tutto Garcia, Anton, mi era molto piaciuto proprio per il modo di raccontare il processo, che credo che sia straordinario. Questo riprendere degli elementi quasi archetipici della cultura del moderno e trasformarli in qualcosa di paradossale, qualcosa che gioca con gli scarti e che gioca con la rottura dell'equilibrio, no? Come dire, prendere i grandi maestri e smontarli allegramente con un senso di rispettosa come dire, violenza che è necessaria, mi dice molto di questa cosa a cui io credo che sia ormai venuto il tempo di lasciare, come dire, i miti e i maestri del Novecento alle spalle, di rottamarli in qualche modo, di rimontarli, di ripensarli, di cannibalizzarli in maniera leggera e sofisticata. E quindi, come dire, il lavoro di Abril e di Ensemble, sotto questo punto di vista, credo che stia aprendo veramente delle strade sperimentali molto, molto importanti. Niente, io lascio a te direttamente la cosa, non ti interrompo come con Benedetta, e poi magari faremo due chiacchiere o ti chiederemo delle cose. Buona tarde. Io voglio che mi interrompi, Luca. Ah, sì? A me mi è piaciuto molto questo formato di dialogo conferenza, perché che è stato molto ricco di contenuto. Io parlerei in italiano, se non si intende, voy all'inglese. Devo cominciare con una confessione. Siamo qui per questo, non c'è nessuno, puoi fare come se non ci fosse nessuno. La confessione è che... Gli architetti poi tengono sempre i segreti. Io non ricordavo il tema della giornata di oggi. Naturale artificiale. Però, per questo comincio con la confessione, tutta la conferenza che io generalmente parlo sul nostro lavoro parte di questa riflessione. Allora, questa confessione, per essere molto sincero con voi, perché io penso che è un tema molto importante, la interpretazione, come Francesca ha fatto in un modo chiarissimo, della posizione culturale di un contratto come l'architettura nel rapporto con la natura. Non parliamo di fare bellissimi giardini e questo aspetto della natura che vi piace di più, no, è una rappresentazione culturale che oggi abbiamo come architetti, come pensatori, eccetera. Però questa dualità entre quello che è naturale, quello che è sintetico, no? Elaborato, noi abbiamo lavorato in questa dicotomia desde la struttura, no? Desde la struttura e la sua conseguenza spaziale, no? E non abbiamo categorizzato in stones questa parte dell'architettura che sente la città, il luogo, la sua natura, la sua materialità, no? Come la prima natura che l'architettura deve espressare, no? E vi mostrerò i progetti che abbiamo fatto così. E anche altra categoria, no? Che chiamavo BIMS, trave, no? Quelli progetti che tomano elementi molto artificiali come una trave, no? Che deve la sua forma a un consenso strutturale dell'efficienza della fabbricazione, della logica del mercato,
y que provoca una consecuencia espacial distinta y un diálogo con el lugar, con la natura inmediata diferente, ¿no? Y adesso stiamo lavorando in un'altra natura, la più aerea, no? La più sintetica di tutto, come poter dominare l'aria come materia di costruzione. Lamentablemente non ho progetti per mostrare con questa natura perché non sono finiti, però sono tre modelli di rappresentare strutturalmente tanto artificio che gli architetti usiamo per costruire, no? Per costruire lo spazio architettonico. Ma tu parli di aria o parli di vuoto? Parlo di aria, aria come materia costruttiva. Farei un piccolo spiegazione di questo che suona molto aereo. Stiamo lavorando adesso in strutture di poliestireno di densità mezza con la logica dell'ormigon prestresso. Allora, l'ormigone e il cemento, no? Sì. Il cemento, il calcestruccio prestresso. Intanto chiederemo al nostro traduttore. Y cómo, qué le pasa a la arquitectura, qué le pasa a la estructura, qué le pasa al espacio arquitectónico si pierde la su masa. Okay. La su masa en un punto de vista físico, porque los arquitectos tratamos de distinguir, perdón, de confundir la masa y el peso como dimensión física de lo stesso, que es completamente distinto. Y yo explicaré dopo perché. Va bene. ¿No? Allora, questo gruppo di progetto, delle trave, de beams, non ripeto un po' la qualità dello spazio che crea. La trave è stato uno dei primi tuoi elementi ossessivi, no? È una cosa che che ritorni nei tuoi primi progetti in maniera molto forte. Sì, le trave è una sintesi costruttiva che può essere utilizzata architettonicamente in distinta e diverse scale e materialità, però che deve la sua figura a questa logica strutturale, no? E la pietra è un gruppo di progetti che hanno stato costruito con la terra, con la pedra, con questi materiali che sono proprio al lugar e soltanto la sua forma è la derivata, la risultante di questa mescolanza, no? Con, e ha una integrazione diciamo intensa, no? Con il lugar che la, certo, che la briga, no? Che la coglie. Sì. Io voglio iniziare con la parte sintetica, no? La parte più astratta, con questa installazione in la Biennale, dove io volevo espressare lo spazio architettonico, la presenza dello spazio architettonico con gli ingredienti che in Ensemble Studio lavoriamo, che è la presenza della gravità, la scala, la materialità, no? Questa presenza deve essere incisiva, no? Un tanto violenta, che tu diceva, no? Soprattutto quando lavoriamo nello spazio dell'arsenale, che è un spazio che si mangia tutto che è sotto, no? Sì. Quando Sejima offre la possibilità di fare un intervento nell'arsenale, ci vediamo che l'arsenale impone la sua regola. Sì, no? Sì, sì. La nostra idea era fare un incontro, un dialogo tra due strutture che si comparano, no? Che si desafiano, che si sguardano. Una marca la verticalità, la scala, no? Imponente della colonna, no? E l'altra torna a questo spazio verticale in orizzontale, è un lintello, no? Lintello, si dice? Lintello? La trave? Trave, sì. Sì.
y el gioco diagonal frente alla linealità, sì, delle corderie, è un gioco di contrari, no? un incontro. Sì, un contrasto tra due mondi proprio, sì, sì. Li hai messi in cortocircuito. Eso es. In questo conflitto, in questa collisione, surge lo spazio che noi vogliamo provocare, no? Dove la gravità è presenza e anche la struttura risultante, cioè lo spazio risultante delle due strutture e la combinazione delle due. Sì, anche perché poi tu non hai messo solamente due travi, ma hai messo poi l'elemento, diciamo, della molla e della pietra per generare questa tensione, no? Esatto. Perché finalmente lo spazio è una percezione di tensione che occorre, no? Lì, no? E la gravità è una tensione, è una forza primaria per organizzare questa tensione, no? Ci sono oltre energie, la luce, l'ambiente termodinamico, però la gravità è un sostrato primario nel disegno, no? E anche questa è un'esibizione che ha la necessaria organizzazione dei modelli, però la scala reale con la che noi lavoriamo offriva una doppia lettura, no? Dello spazio architettonico per sé e anche di una interpretazione della nostra architettura con la scala che noi lavoriamo. Questa è una casa, la Casa Meroscopium, che è un gioco d'equilibrio. È una villa privata, no? Questa. È una villa privata, molto privata perché è la nostra, no? Quindi casa. È la vostra. Quindi ti sei permesso, come dire, di violentare il committente in maniera il diretta. Il committente era sicuro. Pagavi, ti violentavi. Per noi è stato, per Deborah e per me, che l'abbiamo disegnato, l'abbiamo soffrito, la disfruttiamo adesso con la nostra famiglia. È un'esperienza straordinaria perché abbiamo testato, no? L'esperienza di abitare in quella teoria, posizione intellettuale e avere un report di prima mano, no? Siamo molto felici in questo come resumo. Finale, punto a capo. Però anche è stato un esperimento costruttivo. Esatto, infatti, perché so che l'avete ingegnerizzata per più di un anno e poi è stata costruita in un tempo brevissimo. Quasi. Sì, questo era una mise en scène di un guion quasi cinematografico, sì. Dove tutte le parti dovevano essere ensamblate con una precisione quasi millimetrica. Ensamblata proprio. Ensamblata. Messa insieme, sì. Però dove tutto l'esforzo, no? Tutta la tensione che è propria nel materiale, no? Tutto il gioco formale, no? Delle trave, molto classico, no? La cornice, l'architrave, no? Il dintel, si reinterpretava in un spazio molto più astratto, no? E con una logica costruttiva che è molto contemporanea la prefabbricazione, no? E il sistema, no? Questo sistema di equilibrio che trazia lo spazio, no? In grandi gesti, no? Gesti strutturali che sono spazi, no? Che si abbarcano. Aveva tutta una logica costruttiva e una ingegneria rilevante, no? Per esempio questa, la fondazione, no? La fondazione sono tre punti molto compressi, no? Compressi che risolvono l'equilibrio di tutte le trave che si vanno appoggiando nella previa, no? E che vanno costruendo lo spazio architettonico per parti, no? Con la stessa essenza della struttura, no? E il dialogo con la natura, con il paesaggio, è un dialogo che
che è molto intenso, perché la natura entra, fluye e si combina con le tensioni non solo geometriche però spaziali della casa, no? Se va come trazando. Non è un gioco con il paesaggio dove si marca, no? O si rappresenta. E quella grande pietra, quel contrappunto, perché è proprio un contrappunto, cioè io, se provo a immaginare il progetto senza quella pietra diventa quasi più normale, non so come dire, anche se è tutto molto paradossale. Quella pietra... La pietra ha due funzioni. Esatto. Uno è un contrapeso meccanico, okay, di 20 tonnellate, una forza così che gioca evita con... il gioco del balanceo. Benissimo. E altra più importante, che la... espressione della condizione gravitatoria e la rappresentazione materica e fisica di questa condizione, okay, gravitatoria della casa. No? Perfetto. La pietra finisce il transito meccanico, no? Di tutta la spirale, perché il gioco d'equilibrio, certo, va fissato in un punto. Va fissato e cortato. No? Questo però l'ha fissata con l'unico elemento naturale, tra l'altro. Con un elemento naturale e sommamente astratto, certo, no? Come una pietra tagliata 20 tonnellate di granito. E questa natura astratta si combina anche con questo dialogo, no? La vibrazione del paesaggio, dell'orizzonte, come si traccia. No? Come se ricorda. A proposito di paesaggio, metto di interromperti. Sì, 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 per favore. Vedo che non è propriamente una landa desolata, cioè siete circondati da... è una zona residenziale, mi sì, sembra, sì, no? E i vicini, come dire, cioè il rapporto tra questo mondo, che è un mondo totalmente ipercontemporaneo, diverso, mm-hmm, e queste varianti sulla variante della villa, della villetta, come è stato, cioè come la reazione tra del con paesaggio? I vicini? Sì. Questa è un'altra storia, però per dirlo di una maniera facile, educata, una parte delle medicine compartito con noi, sì, la casa, condiviso, hanno, sì, scoperto un spazio straordinario, no? E altri hanno visto la sua intelligenza minacciata con questa casa, no? Certo. Perché loro pensavano che la sua cosa postmoderna era molto moderno e molto avanzato, e hanno scoperto che no. E abbiamo qualche problema divertente con i vicini, no? Denuncias, come si dice? Sì, denuncia. Denuncia, no? Abbiamo un vicino che non hai denunciato 50 volte. 50 e continua. E perché? Cioè bueno, perché gli guardate in casa? Perché non ha lavoro, io penso, e si dedica a è pilota aereo. È una ricerca intellettuale importante, perché lui si dedica a cercare i buchi della normativa. Però l'ha studiata. L'ha studiato. Per esempio, lui dice che la pietra non può essere lì perché è un elemento strutturale, perché contrapesa la casa, no? Il contrabalanceo della, sì, casa. Allora è più alta che... Per se è solamente una astrazione o una rappresentazione della realtà, vabbè, no? Chiaro, chiaro. Denuncia. La piscina deve essere... Quella la trave o quella sotto? Questa piscina, sì, qui. Questa qui. Questa qui. È una piscina aerea. È una vasca, cioè. E lui dice che la piscina deve essere nel suolo. Ah. E sicuramente ha ragione. Però... ho visto anche a Los Angeles, ho visto delle cose. E, bueno, questo è un discorso surrealista, però è parte dell'essenza della casa. Certo. Io lo comprendo che questa casa... Invece la vita con voi, con i bambini, cioè come, anche perché è una casa trasparente, una casa in cui entra la luce... Questo è fantastico, perché la trasparenza non è una situazione unica che si produce, okay, in un spazio sull'altro. La trasparenza è un sostrato dell'essenza della casa, e con quattro bambini in casa la trasparenza è molto... È un tema. E tutta la casa è come un sistema
strutturale su un piano orizzontale. È solo un piano orizzontale. Il piano orizzontale genera tutto lo spazio abitabile che si comparte. Lo spazio è un spazio di terrazza, un spazio più interno, però che sta sguardato, no? È come un claustro aperto. Sì, è un chiostro aperto. Cioè. Però che il claustro si define strutturalmente. Sì, no? C'è l'acqua, c'è la natura, c'è la rappresentazione della natura. Certo. Solo sopra un piano perfettamente orizzontale. Certo. E il piano molto orizzontale non è un'astrazione miesiana, è molto evidente. Pratico in una casa. No? Ok. E bueno, io voglio mostrare questo video che parla come pensiamo in Ensemble Studio, dove c'è un gioco intellettuale entre la realtà costruita e come no... Non so se sta funzionando... Ah, sì. È che io non lo vedo qui. La realtà costruita e come noi pensiamo, operiamo nello studio, è un gioco similar. Quanti giorni ci sono stati di montaggio? Questa è la storia dei 7 giorni. 7 giorni. 7 giorni. E il settimo giorno avete riposato? Il settimo giorno avete riposato? Il settimo giorno del riposabile. Questo altro progetto l'abbiamo il Reader's House, la casa del lettore, è una riabilitazione del mattatoio di Madrid, è una trasformazione di queste due
warehouse, come si dice, nave che erano gemelli e che dovevamo trasformare in un solo progetto. Il progetto della Biennale raccoglie concettualmente questo che abbiamo fatto qui. La Biennale rappresentava questo incontro tra due strutture, questo è un progetto reale, no? In pratica, sì. Che abbiamo finito. La idea originale era insertare, no? una struttura con una natura costruttiva estrema, differente alla esistente, no? In questa azione, no? di insertare questa altra struttura all'interno delle due edifici, tornare lo spazio nella direzione opposta. A girarli. E unire fisicamente i due edifici. No? Allora, questo sta cerca del rio. La casa del lettore concettualmente basa tutta su attività nella connettività, no? La connettività come sistema, no? di comunicazione, e la lettura è un formato, altro formato è il media, e altro formato è tutta quella l'attività che occorre nella casa del lettore. Allora questa idea del ponte, no? che connetta gli spazi era il motivo, no? Il problema era come connettare e come inserire questo ponte, questa trave ponte con forma di U in lo spazio, e la unica maniera era sulla finestra, no? Allora tutta la logica costruttiva passa per questa azione, no? di insertare questo elemento distinto, no? questa artificiale, no? in un edificio esistente, no? E anche también perché abbiamo convinto, no? alle autorità che, perché questo è il mattatoio, è un edificio estremamente protetto, no? come il Museo del Prado, no? Allora noi abbiamo convinto che questa azione è un'azione di una struttura mueble, no? una struttura mobile, temporanea. Una struttura esterna, no? che entra per la finestra, no? Però lo spazio è il risultante di questo incontro, no? la delicatezza della struttura esistente con la crudezza, no? di questo trazo, di questa azione gravitatoria, di questa presenza, no? è quello che fa un spazio attrattivo, no? distinto e inedito. No? L'attività sul piano terra è un'attività espositiva principalmente e anche educativa con una delle classi, dell'aulario, e l'attività nel piano superiore è un'attività espositiva, una scala più piccola, no? di illustrazione, di libro, di piccoli formati e di ricerca. Ci sono in una nave l'esposizione, l'altra c'è come queste baldacchini lineali, no? che fanno vettori di ricerca, no? linee di investigazione, no? tutte a parti, però con senso di appartenenza a un ordine maggiore che tutta la nave, tutto lo spazio, no? Ora, però concettualmente l'azione strutturale e è molto vicino intellettualmente a questa proposta di Venezia, no? Sì. Ci sono due spazi differenziati, due scale, uno lineale con tutta la energia, no? di abitare questa trave in forma di U, e che genera questa biblioteca, no? questa biblioteca come una superficie continua vitraia che sotto ha un sistema di classes, no? di aula. Sono separate acusticamente. Sono separate acusticamente. Questa è la... Sì, certo. Sì, sì, sì.
Allora, se il croce delle strutture, i muri, la trave, sono isolati e connettati per questa spina centrale che si colga, si dice? Sì. Colga e che permette questo incontro di puenti, di ponti, questo incontro di strutture e che une in questo spazio ambiguo, no? Come una strada semipubblica. E le due edifici, no? E nel mattatoio aveva un spazio che era lo spazio del ghiaccio. Ah, sì? Il ghiaccio, la ghiacciaia, dove tutta l'ultimo itinerario, no? Della carne, sì. Arriva a spazio ghiaccio e noi abbiamo fatto questo spazio di auditorio nel ghiaccio, e questa è la materialità che risembra, no? che evoca la frialdà, no? Del certo. Freddo. Questo è una pelle low tech, sì. Che abbiamo fatto con la travina piccola dell'aria condizionata standard, ah. No? Ah. Però giusto come una pelle molto sofisticata, però molto con materiali industriali, no? Però che ha una luce opalina. Opalina, e è un spazio che fa un moiré. Certo. Siamo molto contenti con questo spazio. E questo video è un ballo, il ballo entre le due strutture, no? Che abbiamo rappresentato con un chotis madrilegno. Ensemble ha anche una memoria musicale, chiaramente. Ensemble è un gruppo di musica. Esatto, cioè come dire. Questa azione è quello che fa una reinterpretazione di una trave di ponte in un spazio che intavola un dialogo. Io penso, come diceva Francesca, questa reinterpretazione è quello che gli architetti contemporanei fanno tutto il tempo. Reinterpretiamo o il paesaggio o un'azione civile o una città o una trave, no? E questo progetto della UOHO è una reinterpretazione della unità di abitazione, come un lifting architettonico e strutturale, no? Un update strutturale. Abbiamo fatto una logica costruttiva e come possiamo fare una viga, una trave unica che contenga tutto lo spazio della unità di abitazione. Hai ripreso l'immagine del disegno di Le Corbusier che mette... Se ci sono due immagini che hanno fatto questa, dove c'è una grid, certo. E c'è un'altra dove la unità se stacca. Io penso che questa era l'idea delle Le Corbusier, e la grid che non aveva calcestruzzo per stress, certo. Perché sennò io penso che l'aveva fatto. Questo è Le Corbusier, esatto. E questa è la nostra interpretazione dell'idea delle Corbusier strutturalmente, con una tecnologia 50 anni dopo. Lo spazio è lo stesso,
però l'efficienza strutturale, quella che permette non solo costruire questo spazio con una verdadera integrazione della cellula spaziale con la cellula strutturale, però anche permette una combinatoria estrema, no? Una combinatoria che dista un po' di questa organizzazione che era la Unité come edificio. Per noi la Unité è una sistematica e una logica. E questa reinterpretazione, no? di una tecnologia esistente e straordinaria, no? C'è un ingegnere spagnolo fantastico, Javier Manterola, che dice che solo hanno avuto tre invenzioni strutturali nella storia: il pilar come l'elemento più efficiente, la colonna, sì. L'arco, che i romani dicevano che è il meccanismo con cui la massa si vince a sé, sì. No? E i sistemi postesso. Sì. No, il postesato non come un sistema che solo si applica al calcestruccio, come una logica dove un elemento distinto, no? Si inserta entraña, no? L'interno della sì. massa, e le otorga una proprietà che originalmente non aveva. Bueno, io passo al naturale. Al naturale. La truffa è un tartufo, è un piccolo poema sulla natura, sulla natura che noi reinterpretiamo e che noi tomiamo come materia costruttiva. Sì. E tomiamo quella natura che nos è cercana e accessibile, non per fare architettura con la natura, però per trattare di comprendere che significa la natura, qual è la logica. Qui c'è un'altra delle ossessioni di Le Corbusier, che è il cabanon, no? Cioè, mi sembra che tu abbia lavorato sui due elementi, diciamo, il cabanon di Le Corbusier era per lei, io penso, non solo un spazio proprio dove il misurava, no? la ergonomia, no? di uno spazio minimo, sino anche también una maniera de comunione con la natura, no? Sí. Con la sua vita, nel suo paesaggio, nella natura la più amata, no? Nel Cap Martin. Anche se a differenza della tua, il cabanon non aveva la cucina, perché lui andava a mangiare nel ristorante di fianco. Perché questo è una evidenza naturale. Però non volevamo con il tartufo non de sometere alla natura, però lasciare che la natura sometta l'architettura, okay. che una volta normalmente l'architettura sottomette alla natura, e noi vogliamo che la natura sottometteva all'architettura e le dà la sua forma, le dà il suo tempo, le dà la sua materialità, certo. No? Però la natura è pericolosa, è brutta, è violenta, è cruda, non è bella, no? No. Come questi giardini ermosissimi. Noi abbiamo costruito le case per difenderci dalla natura, no? L'architettura è la difesa dalla natura. E la faccia della natura è il risultato di un processo, di un processo di assentamento minerale, climatologico e temporale complessissimo, certo. Che noi abbiamo ricreato. Però non come un'azione scultorica o metaforica, no, come un esempio architettonico, e il cabanon è stato la nostra referenza, no? Però la costruzione era manipolare la natura, primo con un buco, la natura terrosa, no? Che terra abbiamo accessibile, dopo con la inserzione di una natura vegetale compatta e il fieno e processata, no? Che dà una scala architettonica e artificiale all'architettura, no? E con un vertido di calcestruccio liquido, senza consistenza meccanica e senza idea di contenere. No? Quindi solo riempendo, come dire, tra lo spazio tra la terra e il fieno avete versato cemento liquido. Cemento liquido, e abbiamo lasciato il cemento di deformare queste due naturi, no? La vegetale e certo. la minerale, no? La terra. No?
Il risultato è questo, no? Questa è tolta la terra. È una massa amorfa che non era architettura ancora, no? Era una pietra prefabbricata, no? Però che già aveva tutta la huella, no? Tutta la storia e tutto il processo impresso, no? in sua memoria costruttiva, no? E dopo abbiamo ricominciato le azioni architettoniche, come tagliare, aprire, modellare, cortare, no? Tutte sono azioni architettoniche che noi facciamo sulla massa, però in questo caso che permetteva incontrarvi con uno spazio che non era ancora un spazio architettonico, era un spazio di compressione di tutta questa massa, no? E dopo pues, abbiamo analizzato questo oggetto non architettonico ancora e abbiamo parlato con il nostro vecino che ha lasciato un vitellino, no? una vacca, una mucca. La mucca ha abitato questo spazio e la mucca ha aiutato a due cose. Una, un coprogettista. Due cose importanti che affettano all'architettura. Uno, l'astrazione di scavare, no? E otra, in Galizia non puoi fare in questo paesaggio una costruzione per l'uomo, però sì per una mucca, no? Allora questa era la casa della mucca. Quindi formalmente questa è una casa, una stalla? Questa è la casa della mucca che dopo abbiamo fatto un loft, però... La cosa è che tutto questo processo... Comunque gli architetti sono quelli dappertutto. Tutto questo processo era un incontro con la natura costruttiva del calcestruccio liquido. Quanto tempo è stato il... Il tempo si è alterato completamente perché in fare il buco... il fenno, no? Il enno, sì. E il calcestruccio, questo un giorno sì, velocissimo. Però dopo abbiamo fatto abbiamo coperto tutto, sì, della terra, sì, e lasciato che la terra e il calcestruccio intercambiarono la sua proprietà, no? Il tinte, il colore, la textura, con la piova. Tutto questo a, non ricordo, per 3-4 mesi. E dopo che abbiamo fatto il taglio, sì, abbiamo lasciato la mucca e abitare per un anno. Un anno. E quando dopo abbiamo limpiato, pulito... Un cliente che non si lamenta pulito, mai. No, questo cliente siamo noi ancora. Okay. Dopo abbiamo pulito questo, abbiamo scoperto tutte le diverse materialità. Quello che va fatto la materia. Che aveva lì... sotto la come si dice, dirt, lo sporco, sotto lo sporco, sì, sotto, sì, la terra, sotto la paglia. Però in questo caso il limite tra naturale e artificiale si confonde completamente, è totalmente ambiguo. È un'ambiguità, io penso che è una artificialità totale, assolutamente, però che ritoma l'essenza dello naturale formalmente, certo, perché questa è una reinterpretazione astratta del mare. Certo. Però è il risultato di verter sopra. Esatto, il cemento sulla paglia. Sì, e sì, questo, sì, le dà la scala architettonica, come c'è un ordine, certo, no? Che è un artificio, sì, un costrutto, sì, però è la huella, no? Certo. Della pressione idrostatica del calcestruccio sul fenno. Chiaro, chiarissimo. E questo è il corte. Il taglio. No. Ah, perdone. Bueno, non si vede. Questo è un taglio, sì, questo è un fatto taglio con una sega circolare, una, ho visto circolare, prima, sì. E questo è il risultato di fare niente di lasciare il calcestruccio una ora di assentare, no? Certo. Allora il tempo è molto importante per intendere la natura e soltanto questa opera che è la natura del concreto in dialogo, in comunione e in incontro con i suoi materiali immediati, no? È un progetto molto vernacolare dove la integrazione è mimetica, no? Non so se vernacolare non fosse la parola giusta, non credo, cioè, bueno, mimetico, cioè, o rustico, sì, o sì, sì, non so, strano, sì, sì, è bruttissimo, però
ha questa bellezza interna, certo. No? E all'interno che sensazione si prova? Eso. Non ha un canon di bellezza canonica, architettonica, perché refere alla natura immediata, no? Come si vede in questa immagine, no? Certo. E bueno, dopo abbiamo fatto tutti gli altri elementi architettonici, la finestra, la porta e per il confort interno, no? Io voglio mostrare questo video che è la storia costruttiva della truffa. Hey!
Bueno, este proyecto era un prototipo de una chiesa que volíamos construir en Valencia, ¿no? Al arzobispo le ha piaciuto molto, pero no ha detto fantástico. Ti chiamo en 10 anni. La chiesa del tempo, ¿no? Verdaderamente. Hecho qualcosa. Questo era 3 anni fa, o sea. Quindi è un questione di tempo. Esatto. Finalmente la chiesa, questa questione di tempo. La chiesa si dà sempre tempi lunghi. Però questa chiesa era un'astrazione interpretata, no? Dello spazio sacro, no? Che è lo spazio sacro? È un spazio che non doveva avere rappresentazione alcuna, no? Però che ha una natura indefinita, no? Che no, noi abbiamo rappresentato una pedra che non è finita, che ha l'incontro tra la textura naturale del calcestruccio e l'azione dell'ombre, però che la vibrazione, no? delle ariste collisionano con l'incontro delle linee, e tutta questa natura o ambiguità costruttiva, formale, strutturale, non ha scala, no? L'ombre non ha più altra scala che la sua, no? Che la referenza, però l'architettura in questo caso tratta di alcanzare, di avere la massima astrazione in questo contesto. Il progetto del music, della scuola di musica era il nostro primo progetto. Infatti, questo sì. In Santiago Compostela, una scatola di pedra dove la compacità della pedra, volevamo noi fare un incontro con il, come si dice, vacío. Il vuoto. Il vuoto d'interno. Voi avete 2 opere a Santiago, no? Sono 2. Questo progetto e l'altro, esatto, sono lo stesso site. Tra l'altro in Galizia, da quelle parti, il rapporto con la pietra e miniera, c'è tutta una storia, come dire, le case agricole con queste architetture incredibili, tradizionali, cioè dove l'uso della pietra viva è... Es che Galizia è pedra. Esatto, esatto. Galizia è pedra desde il suo origine. Sì. Che il cammino, che la storia lineale del transito, di come si costruisce tutta la città, no? Noi vogliamo la interpretazione di questa compacità con una materialità che è molto legata alla natura paesaggistica e alla memoria costruttiva vernacolare di Galizia e anche a tutta la tradizione, però che facciamo una reinterpretazione costruttiva nella struttura esterna, no? Voltiamo la pedra con l'uso della faccia che i cantieri vecchi chiamano alla contra, no? Come non si deve fare. Quello non, no? Si deve dire, sì. E noi sempre facciamo quello che noi si deve fare. Penso che è una strategia architettonica stupenda. E con questa faccia alla contra scopriamo una faccia antica, deconstruita, però molto contemporanea, espressiva, no? Che dà una scala molto classica, no? Vogliamo pensare che queste pezzi di pedra sono come una colonna spiegata, no? Sì. Che ha la differenza con lo interno, che è la stessa pedra manufatturata, tagliata, no? tagliata netta. Tagliata, e dove la linea recta apparece, no? Un spazio molto neutro che espressa una natura architettonica elaborata frente a questa espressione che diventa parte del parco, una cosa più legata alla natura paesaggistica e emotiva, no? della città di Galizia. Certo. Per quello che io penso che questa naturalità è una maniera di fare una ligazione, un dialogo, no? Io mi ricordo che quando abbiamo finito questo progetto stavo io facendo una passeggiata nel parco e un vecchio vicino mi ha detto: no, no, io conosco questo edificio di tutta la vita, no? È stato qui, no? E era finito una settimana fa, no?
Bueno, questa perdita di memoria del vecchio era una reinterpretazione della memoria sua. Stava nella sua memoria, sì, sì, chiaro. Era sempre ricordava stato che certo. L'architettura gallega era certo. Quello. No? E poi avete fatto l'altra opera. E l'altra opera è uno sguardo alla tradizione galaica, esatto. Però molto lontano, no? Sì, molto più arcaica questa. L'arcaico che per viene eccellenza. Di tutto l'arco atlantico che sube dalla Galizia alla Bretagna, certo. E tutte le costruzioni megalitiche, sì, sì. Come un sistema di equilibrio primario, certo. Dove tutta la gravità è presente e dove tutto il mistero, no, dell'architettura si trova nell'ordine, nella posizione delle pietre. Questo è una loggia. In un spazio che è entre muri, no? Sì. E che nella organizzazione di questo edificio nel parco abita il muro. Non volevamo che questo edificio sia parte del muro. Allora abbiamo costruito un muro di pedra con una base obliqua e tagliata non ortogonalmente, sino obliquo per resistere le carghe asimmetrici e variabili che volevamo incontrare, no? E tutto era un esercizio di riciclaggio, no? Perché tutte queste pietre erano abbandonate. Erano pietre non utilizzate, erano resti non di tagli. Perché hanno la forma brutta, sì. E non incontrano la sua posizione nel sistema industriale. E no? Quindi avete fatto la prova prima in cava di posizionamento delle. Questo era la prova meccanica e estetica, no? Certo. La ricerca dell'incontro meccanico estetico, sì. La statica e la estetica, sì. No? Che è un punto dove l'architettura esplota, no? Era una prova, però finalmente la prova cresceva e abbiamo fatto tutto il muro, no? E adesso il problema era di costruire il muro e costruirlo della stessa, sì, volta o parecido, sì. No? Abbiamo fatto questi punti dove la gravità si incontra e questo era. Avete fatto una ricostruzione quasi archeologica. La ricostruzione era quasi, vamos, millimetrica, no? Perché la gravità lascia rastro, lascia storia, sì, no? Sì, lascia, sì, punti dove ha stato lì, no? Sì. E il risultato è che questa ricostruzione è stata molto rapida. Il tempo di fare tutta la ricostruzione era un terzo di quella della cantiera, no? E questa è una loggia che filtra la luce e dà una scala della natura, dà una scala del parco, e la luce è il risultato di questa frattura, no? Di questa... Il muro retrostante invece è un muro... L'altro muro è il muro contrario. Il muro di pedra rappresenta il peso, sì, il tempo, l'eternità, sì. E l'altro è un muro che abbiamo fatto con 500.000 scatolina, sì, di DVD. Di? No? De DVDs. Di DVD? Yeah. Ah, 500.000. Ah, perché questo è sono gli uffici della SIAE, per intendersi, dei diritti d'autore. È quasi come un monumento funerario allo digitale, no? Perché quando vogliamo comprare 500.000 poi, DVD, in un tempo detto, di il DVD non si usa più. In un tempo di MP3, no? Esatto. Però questo è un filtro che separa, si, no? Si illumina, sì. Le due nature del muro classico di una cattedrale, no? Il colore, la rappresentazione del colore, e la leggerezza e la pedra. Questa è forse la vostra opera più espressionista, più espressiva, no? Questa è la più pazza. Più scomposta, no? Sì, è vero, infatti. Perché in questa opera, Deborah e io eravamo i contrattisti. Ah, era la unica maniera di farla. Questo. E è stata un'esperienza straordinaria, no? Di un incontro con la costruzione intensissimo, no? Certo. Tutte le soluzioni costruttive sono inedite. Quindi c'è questo contrasto poi tra l'immaterialità del materiale proprio sintetico e di questa pietra che invece proprio. E all'interno c'è un dialogo similare con muri che non hanno luce naturale, però, sì, che hanno luce d'artificio, no? Gli uffici sono sotto.
Gli uffici sono sotto, che dove sta? No, sotto c'è i laboratori di elettroacustica, sì. Audiovisuale, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto questa cortina di calcestruccio con la luce abrasiva alogena. Sì. E l'altra parte che non si vede nella foto c'è un muro neutro di U-glass. Voi giocate poi sempre con il contrasto. Come sempre dire. Con il contrasto. Sì, 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 sì. Bueno, io voglio finire con l'ultima pietra che è il progetto che stiamo costruendo adesso in Messico. È quasi finito ormai. È quasi finito se lo finiamo noi, perché ieri io ho avuto la notizia che il mio cliente ha cambiato. Allora, ha cambiato cosa? Architetto? Ha cambiato l'impresa. Il teatro ha sido venduto a altro. Il teatro è stato venduto a un altro. Yeah. Ah. Però bueno. Però fa sempre un teatro, quello è. La struttura sta fatta. Quindi quello non posso cambiare. Siamo positivi. Assolutamente. Un però il problema è che il cliente che ha fatto questo è quello che ha fatto tutto questo master plan. No? Ah, tutto l'insieme. È a Città del Messico, no? La storia di questo progetto comincia in Roma, quando io era il borsista dell'Accademia di Spagna. Sì. Il mio progetto di Roma era una villa per un progetto quando sei in Roma. Vabbè. Era un progetto per Agrippa, una villa per Agrippa in la cantiera, un classico, come si dice. La cava del barco, sì. Che è molto vicino alla Villa Adriana, è la vecchia cava abbandonata, sì. di Travertino, che è un spazio famosissimo. Sì. Io ho fatto una villa rotta. Non articolata come l'Adriana, rotta in parti, la palestra, il teatro, la terma, il palazzo. E il teatro era questa struttura che io chiamavo la dovella, no? La chiave dell'arco, una struttura che è così, ha tanta tensione spaziale che vola. Certo. No? 15 anni dopo arriviamo in Messico con la possibilità di fare un teatro dentro di questo centro commerciale che è orribile. È un grande centro commerciale, tutto questo è il headquarters di un hombre ricchissimo messicano che si chiama Carlos Slim. Penso che è il más rico del mondo. Bueno, che fa tutto questo con il suo museo, hotel, tutto, e si dimentica, si olvida il teatro. E voi un partner, perché lui solo ha bisogno di 60 di all'anno per il suo congresso professionale e le altre 300 giorni. Quindi un altro produttore, partner, che si prenda. Un partner, sì. Che opera, certo. Come teatro. E cerca a mi cliente in Santiago Compostela, che è la SGAE. Sì. Io vado come consultore perché lui voleva trasformare in questo orribile centro commerciale in un teatro. Tre cinema in un teatro. Io le ho detto che è impossibile. Il teatro è un incontro pubblico, deve essere indipendente, deve essere capace di generare tutta l'esperienza dell'incontro dello pubblico, dove lo pubblico è più importante che la rappresentazione, no? O lo stesso. E io le dico che deve essere qui. Però lui mi dice che no, non c'è spazio. Edificabilità, non c'è spazio. E qui è dove l'architettura dà ragioni. No? Le ragioni era, io fa un buco nel suolo, rappresento lo pubblico con questa struttura, no? Della dovella che io avevo pensato 15 anni fa, no? Che è il sole, la pedra del sole. E uso queste piattaforme, no? Come uno spazio scavato, che in questo caso si torna anche molto molto legato alla visione della città mesoamericana, no? Certo. Teotihuacán, la città azteca, mezzica, maya, sì. Sono astrazioni del paesaggio sul piani orizzontali, no? Non in una città organica o paesaggistica, era veramente una costruzione molto astratta, no? Questa interpretazione mi è opportuna per rappresentare questo sistema di terrazza, no? Di grande balcone, grande belvedere che fanno una spirale sotterranea, no? Che si cubre con questa figura
che chiamiamo la dovella, è una struttura come un baldacchino, no? Sì. ha la leggerezza e la rappresentatività del baldacchino, però protegge, rappresenta, significa e sublima lo pubblico come spazio, lo pubblico come l'elemento più importante di un teatro, no? E dopo questa sequenza, no, scavata di piazzettine, sì, piccole piazze, sì. E piccole piazze, troviamo uno spazio dove si rappresenta lo pubblico sul teatro, no? Questa è la storia, la metafora, e questa è la struttura, no? Una struttura che deve la sua forma a un oggetto matematico, no? A un rigore in acciaio, in rigore di acciaio, no? Dove questa figura si muove con l'aria, no? Perché è aerea, si muove con la luce, però non genera, non impone una luce, è una luce propria, no? E con il suo peso, con la sua presenza gravitatoria, articola tutto il sistema di spazio, no? Allora, tutta questa struttura, che è circa di 1000 tonnellate, si torna molto leggera, però volevamo fare una prova, questa è una zona sismica, e abbiamo fatto tutta una prefabbricazione, prima nel parco del metallista, e abbiamo testato tutta la scala, la mise en scène, no? la presenza e la struttura, no? E questo si è trasportato in situ e si è fabbricato di nuovo altra volta in Messico, no? E questa figura è una astrazione della presenza spaziale frente a la volumetria, non si vede qui il vicino. Di questo? Questo è la esuberanza formale e volumetrica più obscena che si può fare come architetto, no? È bella, però hai un dialogo, altre volte, di contrari, no? Entre la forma e lo spazio. Certo. Io penso che lo spazio è molto più intenso, molto più presente, molto più vivo, no? Perché hai un dialogo con la gente, no? E la forma è ausente, la forma è... La forma poi si scopre, poi in questo caso si abita e si... E tutta questa dinamica, no? Delle forze che occupano l'architettura, la gravità, la luce, la gente, lo pubblico, è l'argomento di questa struttura, di questo baldacchino che... Tra l'altro le travi di appoggio sono... come in tensione, quasi a piegarsi sotto il peso della... Questa tensione è necessaria per muovere, no? Certo, per dargli un dinamismo. Tutto il sistema, sì, no? Sì, sì. E io volevo distinguere il mondo dello sotterrato, dello petreo, no? Sì. Dello verticale, no? Dello stereotomia, sì. Del mondo dello aereo, no? Certo. Però, caro, queste pilastre, la colonne, non sono colonne, sono cariatide. La sua forma, la figura, esconde la condizione gravitatoria, no? In una espressione contemporanea. Certo. E, bueno, este dialogo entre lo spazio negativo della Terra e questa pedra totalmente aerea che levita e che qualifica questa presenza sotterrata è l'argomento, no? Quello che ti sta portando a poi lavorare per la terza fase sull'aria. Esatto. E nuovamente il disequilibrio come la maniera più contemporanea che troviamo, certo, noi di espressare la condizione gravitatoria. Assolutamente, no? Certo, il disequilibrio, certo, afferma la condizione e anche la nostra condizione, noi viviamo anche la nostra in la condizione senza equilibrio contemporaneo. Esatto. Sì. Io penso che il disequilibrio e le contrari, no? L'equilibrio entre contrari, come in questa foto si vede, come emerge la forza, certo, cartesiana, no? Del buco frente al movimento del baldacchino,
questo incontro di differenze materica e concettuali e l'equilibrio reale del progetto. Grazie. Muchas gracias. Grazie molto.